Ciò che succede nel corpo riflette quello che succede nella mente e viceversa. Conflitti emotivi e stress portano a continue e costanti tensioni muscolari che poi influenzano anche la nostra emotività. Quindi uno dei benefici principe del Pilates è quello di ripristinare il giusto equilibrio tra corpo e mente. In una lezione di Pilates si andrà a lavorare sulla postura corretta, si alleveranno le tensioni muscolari, si riconcilieranno le catene muscolari e soprattutto si andrà a lavorare su quel controllo della muscolatura che non sappiamo neanche dell'esistenza. Questo ci permetterà di ottenere un corpo più equilibrato e tonico. Un'altra cosa fondamentale nel Pilates è che alla fine di una lezione di Pilates vi sentirete più energici e rilassati. Che cosa significa mat work? Mat grossolanamente significa stuoia, work lavoro. Unendoli viene lavoro su tappetino, su una stuoia. E nel Pilates mat work significano tutti quegli esercizi svolti a terra. Quindi passando da una stazione quadrupedica a decubito laterale, supino e prono. A terra si possono utilizzare anche piccoli attrezzi come il ring, il roller, l'elastico e la softball, diventando così Pilates props. Una volta acquisita la giusta posizione e migliorando la propria propriocettività, tutti questi esercizi possono essere portati in stazione eretta, diventando così standing Pilates. Come si svolge una lezione tipo di Pilates? Ogni lezione dovrà basarsi sui principi cardine del Pilates. Controllo, concentrazione, centralizzazione, respirazione, isolamento, fluidità e precisione. Dopodiché ogni lezione dovrà portare una fase di riscaldamento. Successivamente si andrà nella fase del vero Pilates mat work, cioè di tutti quegli esercizi svolti a terra, nella quale appunto si passerà dalla stazione quadrupedica in decubito laterale, supina, prona. Ci saranno prima di tutto degli esercizi di pre-Pilates, cioè di preparazione, che seguiranno poi degli esercizi di Pilates veri e propri. Cosa succederà a metà anno accademico con Let's Move? A metà anno accademico tutti questi esercizi a terra verranno poi proiettati in stazione eretta, passando così a dei veri e propri esercizi di standing Pilates. Inoltre si potranno usufruire anche di piccoli attrezzi come la softball, l'elastico, il roller e il ring. Nel Pilates si dà molta importanza alla qualità e non alla quantità. Quindi non sono importanti quante ripetizioni si fanno, ma come si fanno gli esercizi. Se noi impariamo bene a utilizzare il nostro corpo durante gli esercizi, sicuramente avremo una postura più corretta durante la nostra vita quotidiana.